questo è il nuovo sistema MAC brevettato dal dottor Stefano Soriano, in rete conosciuto come Affertus, Arma Affertus. Sì. E Oreste va con Dio, cui ho acquisito l'autorizzazione allo sfruttamento a fini commerciali. È un sistema che nasce per andare oltre quelle che sono le prestazioni del demoltiplicato con tre coppie di elastici. È un sistema che lavora soprattutto sulla velocità di iniezione dell'asta, perché è stato focalizzato tutto per aumentare la velocità dell'asta e quindi non tanto sui chili di potenza, perché quello che è venuto fuori dai test è che la prestazione balistica poteva aumentare solo aumentando la velocità di iniezione, senza lavorare e andare troppo ad incrementare quelli che sono invece i chili di carico, che producono quelli che sono i peggiori effetti che può subire un'arma sul bumper, cioè tutti quelli che sono effetti negativi dell'impulso del rincuro. Questo è il sistema di blocco del Mach 3, in cui ci sono tre coppie di elastici, due bloccate superiormente e una inferiormente. In più c'è un gommino piccolo che resta sempre in tensione, che permette il caricamento della sagola sull'asta utilizzando un solo dito. Ora vi faccio vedere come. Quindi si sganciano tutte le coppie di elastici, in questo caso 3, perché è il sistema Mach 3. Resta in tensione solamente un elastico piccolo, che è un elastico da 6, che permette, senza doppia ogiva, di prendere con un solo dito, effettuare il caricamento, posizionare la sagola che va in tensione sulla tacca dell'asta, così, e dopodiché effettuare il caricamento delle, in questo caso in Mach 3, delle tre coppie di elastici. Questo fucile, dato che noi siamo i produttori, abbiamo voluto introdurre in testata un particolare, un ingresso filettato in cui inserire un puntatore laser verde, non destinato alla pesca sub, ma destinato solamente al controllo della precisione del tiro subacqueo. Il sistema, a differenza del demo, non ha più i bozzelli collegati agli elastici, ma tutto il lavoro viene svolto dalla testata e dalla serie di doppie pulegge con due diametri differenziati. Nel primo diametro esterno, quello piccolo, è quello che ha in collegamento gli elastici in trazione, mentre nel diametro grande abbiamo la sagola che va a trazionare l'asta. A seconda della differenza di diametro stabiliamo quindi il rapporto di velocità, così come avviene in una bicicletta col sistema corona pignone. A seconda della loro differenza avremo una velocità che è data dalla loro differenza nei rapporti. È un rapporto che è variabile, non è costante come nel demoltiplicato, che ha un rapporto fisso 2-1 dall'inizio alla fine della trazione, ma dato che l'avvolgimento della sagola nelle spire aumenta e diminuisce proporzionalmente da un lato all'altro, abbiamo la fase iniziale con un rapporto 1 a 1,65, quindi più chili del rapporto 1 a 2 del demo, e finiamo, dato che l'avvolgimento aumenta il diametro di trazione e fa diminuire quello di contrazione a cui è collegato l'elastico, abbiamo un rapporto di 1 a 2,65 di velocità, quindi più veloce del demo classico in uscita. Questo è come lavorano le pulegge. Tutto il sistema è qui, niente più bozzelli, tutto il lavoro lo fanno le pulegge. Questo è il cuore del sistema, ma tutto il lavoro lo svolge la testata. Questo invece è un roller chiamato Ergonomic, in cui c'è un sistema di caricamento facilitato. Questa è la prima fase, quindi si prende l'elastico superiormente e si porta in trazione fino alla pinnetta desiderata, dopodiché
messo in ruota, si prende semplicemente l'elastico così, va in trazione, si lascia dove si vuole e si blocca in automatico. Spettacolo. Ma lui, ma... E si blocca in automatico. È uno strozzascotte. È uno strozzascotte modificato con un rimando di una puleggina e un richiamo di un elastico. Il famoso che elastico lascia... quello da 6. Esatto. Sinceramente non c'è neanche più bisogno di girare il fucile, l'operazione può essere fatta così, certo, senza neanche guardare quello che accade sotto. Tanto basta tirare sotto. C'è lo strozzascotte che lo blocca, sì, perfetto. Bellissima idea questa. Ottimo. Tutto, lasciami dire che puoi regolare la trazione come vuoi, non c'è più le tacche, i dentini stabiliti. Quindi posso avere infiniti livelli di menzionamento. Perfetto, quindi lo puoi fare come vuoi.